Mister, 4-2, partita comunque nel primo, il primo tempo è stata comunque disputata bene dalla vostra squadra, poi chiaramente rete un po' sfortunata, poi è venuto fuori bene il Baiardo, secondo tempo, come giudichi questa sfida? Come la devo giudicare? Che ho perso 4-2, devo stare zitto. Se poi vado al di là del risultato e dei valori espressi in campo, posso dire che poteva vincere Baiardo e poteva vincere la Sestrese. Non ci crederà la gente, ma io l'ho vista così. Abbiamo avuto delle occasioni anche noi, molto importanti. Abbiamo preso due gollonzoli, secondo me il primo e il secondo, molto... primo sfortuna, secondo molto evitabile, però il gol poi se li vai a analizzare sono tutti evitabili, no? Diciamo che certe volte nascono magari da una bella giocata, che tu sei messo male, però il primo gol è proprio un gollonzo. Poi siamo andati in campo, secondo me abbiamo iniziato molto bene, ha dato un rigore, se l'ha dato, cosa vuoi che ti dica, l'avrà vista così, 3-0. Io dico solo che a noi rigori contro ce l'ha già fischiati tanto. Dall'inizio dell'anno non ci ha dato un rigore a favore. Ora, qualche volta entriamo in aria anche noi. Ecco, vedo squadre che tutte le domeniche hanno rigori. Boh, sarà un caso, ma non voglio... Questa è fuori dalla tua domanda. È uno sguardo... È una considerazione mia... Cos'è? È uno sguardo? Uno sguardo si deve attendere alla realtà. Voglio dire, lotteremo fino alla fine. Siamo ultimi, credo, stasera. Perché la Molassana ha pareggiato. No, ha perso. Credo che siamo tre squadre ultime. Credo di sì. Devo controllare per dire sì. Credo tre squadre. E poi tutto il gruppo ormai si è staccato. Credo che queste tre squadre qui... L'unica nota positiva è che forse abbiamo due partite in più rispetto a Cadimare. Forse. Sì. Che non è poco a 5 giornate dalla fine. Ora ci torna, ci aspetta un Tour de Force. Avevamo 5 partite in 15 giorni, perciò si gioca ogni mercoledì. Per fortuna, perché non c'è tempo di piangersi addosso. Questo deve essere un bene e non un male. Andiamo a cercare di fare risultato a Riva Samma. Sono convinto che se giochiamo così con questa determinazione, prima o poi qualcosa deve arrivare, magari anche immeritatamente, prima o poi deve arrivare.